Sono Amedeo Abbate e le mie iniziali sono AA. Che ridere. Sono depresso, molto depresso, sì, molto depresso. Sono così depresso che se fossi una gazzella in Africa ogni mattina starei fermo. Mi piace condividere le mie emozioni con gli altri ed è per questo che sono qui stasera, perché sto male. E non volevo essere l'unico. Allora mi chiedo, mi faccio domande importanti. La menopausa poi riparte. Non sono tutti così i miei parenti. Mio nonno, ad esempio, è un tipo sempre contento. Stamattina mi fa: Amedeo, ora che ho l'Alzheimer, sono contento perché almeno non ho l'Alzheimer. Scusate, che è stata veramente una settimana difficile, molto difficile. Ho dovuto fare da babysitter a mio nipote. Ogni sera gli devo raccontare le favole per farlo addormentare. Io non ci voglio. E allora gliele accorcio, per finire prima. Poi gli racconto Pollicino celiaco. Gretel diabetici. La bella addormentata con l'herpes. Cappuccetto rosso chiama Deliveroo. Poi la sua preferita, proprio la sua preferita. I tre porcellini e il lupo musulmano. Sono andato a prendere la fermata della metropolitana e si è presentata con una felpa di Cesare Cremonini, degli stivali rosa a punta e i jeans infilati dentro. Sembrava vestita da tre madri diverse, cazzo. Risolvere i miei problemi, vado dallo psicologo. Ci vado da così tanto tempo che quando abbiamo cominciato era il mio pediatra. Che poi mi sono chiesto, no? Ma quando è che Barbie e Ken si sono accorti di non avere i genitali? Te lo sei mai chiesto? Io sì. Secondo me Ken, dopo la partita di calcetto, negli spogliatoi, sotto la doccia, con di fianco Ciccio Bello,
che non so se lo sapete, è l'unico bambolotto col cazzo. E Sbrodolina lo sa bene. C'era la musica alta, alcol, droga e tette, tante tette, almeno due. In una coppia lesbica, quale delle due ha torto? Io sono Amedeo Abbate e stasera volevo condividere con voi delle emozioni. E adesso mi sento meglio. Voi?